Bentornata cara Serie A, bentornata cara Serie A, Cremonese 1-2 Atalanta, ultimi minuti in live, 4 minuti di recupero, ce li seguiamo, siamo al 92esimo e iniziamo a commentare la partita. Cremonese Atalanta 1-3, una partita in alcuni tratti dove la Cremonese ha provato a creare qualcosa, ma non è che abbia fatto così tanto e alla fine rimangono sempre la solita squadra mediocre, anche oggi partita che non convince tanto l'Atalanta. La Salla comunque non ha creato tantissimo, però per le quattro volte che ha creato è riuscita a colonizzare benissimo. Attenzione, 90esimo più 3, Ederson, palla in mezzo, Lookman, 3-1. E ci becchiamo anche gol in live. La torna a segnare Lookman, torna a segnare Lookman, gol in live, 1-3. Vittoria stramega importante per la Champions League. Allora, nel primo tempo, la prima mezz'ora è una prima mezz'ora di noia totale. È una prima mezz'ora di noia totale perché non si vedono comunque tantissime azioni. Comunque tantissime azioni, sono una prima mezz'ora di studio. Una prima mezz'ora di studio dove le due squadre. Scusate, però devo fare una cosa. Comunque, stavo dicendo. Prima mezz'ora di studio dove le due squadre si studiano e poi dopo la mezz'ora iniziano a creare occasioni e l'Atalanta con l'unico tiro in porta del primo tempo, ovvero con un tiro a volo di De Rune bellissimo all'angolino basso di sinistra, sblocca la partita e da lì è il gol che fa scatenare questa partita perché nel secondo tempo la Cremonese prova a fare qualcosa, infatti si guadagna un rigore al 55esimo netto con Ciofani che lo batte mandando in controtempo il portiere ovvero facendogli una finta e segnando 1-1, ma da lì la Cremonese invece che reagire, fare qualcosa in più, lascia totalmente campo libero all'Atalanta. Campo libero all'Atalanta perché la Cremonese dopo il rigore non fa più nulla, non fa più nulla. E l'Atalanta però spreca qualcosa e al 73esimo su assist di Højlund che era appena entrato che duetta con Boga fulmina il portiere all'incrocio di sinistra, gol bellissimo, tiro potente, angolato, 2-1 e poi al 90esimo più 3 si chiude totalmente i conti, beccato anche il gol in live e un assist di Ederson per Lookman che la tira anche questa bella potente, angolata, 3-1. Beh, che dia. Nel secondo tempo, vita facile per l'Atalanta che si porta quinta a 48 punti, a pari punti con il Milan, quindi vittoria Champions, importantissima. Invece la salvezza per la Cremonese diventa sempre più difficile perché sono ventesimi a 13 punti, a meno 11 dal 17esimo posto dallo Spezia che ne ha 24. Quindi vittoria meritata dell'Atalanta dove nel primo tempo comunque hanno giocato tutte e due le squadre dopo il 36 minuto e nel secondo tempo dopo il rigore di Ciofani la Cremonese non crea tantissimo, lascia campo libero all'Atalanta e sappiamo che quando lasci campo libero all'Atalanta hai poco scampo. 3-1, vittoria meritata, vittoria importantissima per la Champions, invece bene il Cremonese, ciao ciao per la salvezza che ormai è impossibile. È impossibile proprio secondo me. Dopo vittoria meritata, Lookman torna al gol. E nulla da dire. Il mio post partita finisce qui. Noi ci becchiamo stasera con il post partita di Inter Fiorentina e Juve Verona. È tornata la Serie A. E finalmente.